Immenso autore che in poco più di 100 pagine costruisce una narrazione che in sequenza strozzafiato mette in scena il porto, luogo del misfatto, l'incidente d'auto, un cadavere, l'assicurazione, burocrazia di memoria kafkiana, una moglie con tanto di fantasmi nell'armadio, stuolo di avvocati, giornalisti morbosi e il dubbio che fa pulsare le tempie in maniera ansiogena. Imprevedibili cambi di prospettiva rendono grande questo libro.